Pensierino della sera. Oggi ho letto che in base ad una serie di studi e di sondaggi condotti negli ultimi anni da diversi istituti di ricerca come l'Eurispes, come Demopolis, come l'Istat, emerge un dato molto preoccupante. Un giovane italiano su tre vuole emigrare all'estero. Quindi stiamo parlando di oltre circa 4 milioni di italiani tra i 18 e i 35 anni che stanno pensando seriamente di lasciare l'Italia, di lasciare il paese. Un'idea che comincia a maturare fin dai primi anni dell'università, una sorta di fuga di massa trasversale che peraltro, secondo le ultime cifre disponibili, 2 milioni lo hanno già fatto tra il 2009 e il 2011. Pensate che il 61% dei giovani ritiene che terminati gli studi occuperà una posizione socialmente inferiore a quella dei loro genitori, mentre il 78% degli stessi giovani è convinto che per trovare un lavoro servano le conoscenze giuste, cioè la vecchia e cara raccomandazione. Pensate che negli USA, negli Stati Uniti, un capo dipartimento che deve scegliere per esempio un collaboratore spesso lo assume senza nemmeno fare un concorso. Ma se ha scelto un cretino o un nulla facente, lui ci perde la faccia. Da noi il perdere la faccia, questo concetto risulta talmente ridicolo da promuovere forse un sorrisino. Sono in molti invece a pensare che da noi i concorsi spesso sono finti e che i vincitori sono stati già scelti prima del bando di concorso. Evidentemente è in questo retroterra di scoraggiante pessimismo che nascono i progetti di questa neoemigrazione. Secondo l'Istat in Italia lavorano circa 200.000 addetti alla ricerca, tanto per parlare del mondo della ricerca scientifica, 200.000 addetti tra il settore privato, tra quello pubblico, nelle università. Di questi il 10%, cioè circa 20.000 ricercatori, si sono perfezionati all'estero e credetemi, lì sono rimasti. Un insieme enorme di persone che contribuisce alla prosperità e alla ricerca scientifica degli altri paesi, in particolare potete immaginare gli Stati Uniti. Insomma, risorse umane che non torneranno più indietro. E allora, alla luce di questi fatti, non si tratta più della cosiddetta fuga dei cervelli. Qui si tratta di cervelli cacciati via da una crisi di disoccupazione intellettuale a cui nessuno ancora ha messo mano per frenarla. Meditate, politici affaroni, meditate. Buonanotte anche a voi.